La moneta dell'Unione Europea, l'euro, ha corso legale ormai da 14 anni. Attualmente sono in circolazione oltre 18 miliardi di banconote di euro. Se venissero impilate una sull'altra, coprirebbero la distanza di andata e ritorno tra la Terra e la Luna per ben 3 volte. I 115 miliardi di monete di euro in circolazione, dal canto loro, pesano come 1000 treni ad alta velocità. Il valore complessivo delle banconote e delle monete in circolazione ammonta a oltre 1000 miliardi di euro. L'Unione Europea si adopera per proteggere le banconote e le monete di euro, in primo luogo definendone le caratteristiche di sicurezza per prevenire la contraffazione. Se osservate con attenzione, si può notare che sono leggermente magnetiche, che il bordo varia e che differiscono tra loro per dimensioni, peso, spessore e colore. Eppure ogni anno vengono rilevate in circolazione circa 150.000 monete contraffatte, alcune per fortuna prima che finiscano nelle tasche dei cittadini. La moneta più contraffatta è quella da 2 euro. La Commissione europea, inoltre, provvede all'applicazione delle leggi contro la contraffazione, partecipando a sequestri, fornendo consulenza alle autorità nazionali e analizzando le monete falsificate. La Banca Centrale Europea fa altrettanto per le banconote. Ogni anno vengono ritirate dalla circolazione circa 900.000 banconote false, ovvero una banconota su 20.000. In totale ogni anno vengono sequestrate banconote false per un valore compreso tra 30 e 40 milioni di euro. Le banconote più contraffatte sono quelle da 20 e da 50 euro. Per questo motivo sulle nuove banconote sono state aggiunte caratteristiche di sicurezza potenziate per rendere più difficile la contraffazione. Tra di essi filigrane, microstampe ed elementi sensibili a luce infrarossa e ultravioletta. Alla nuova banconota da 20 euro è stata aggiunta anche una finestra nell'ologramma che, se osservata in controluce, mostra il ritratto di Europa. Poiché la criminalità organizzata agisce a livello globale, anche la Commissione europea organizza programmi di formazione rivolti ad agenti di polizia, funzionari della pubblica amministrazione e addetti del settore bancario per quanto riguarda la prevenzione della contraffazione, sia nell'area dell'euro sia a livello internazionale. Infine, la Commissione europea collabora con tutti gli attori coinvolti nella protezione dell'euro, la Banca Centrale Europea, Europol e Interpol e le autorità nazionali. Prevenzione, applicazione della normativa, formazione e collaborazione. 4 modi in cui l'UE protegge il tuo denaro. L'economia europea, l'Unione, fa la forza.